piacere di intervistare ora il giornalista ed esperto enogastronomico Fabrizio Diolaiuti, che voglio, così, a cui voglio domandare la preziosità del cibo riguardo alla nostra salute. Allora, partiamo da lontano. Ippocrate diceva: lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo. Mangiare prodotti sani, prodotti di stagione, prodotti non raffinati, significa mantenerci in salute, significa prevenire il cancro e tante altre malattie. Recentemente il professor Franco Berrino ha sottolineato questa cosa, dicendo che se noi stiamo bene non ci ammaliamo, ma forse vogliono che ci ammaliamo perché aumentiamo il PIL con le nostre malattie, si vendono le medicine e quindi si cresce dal punto di vista del business. Noi invece vogliamo non ammalarci, mangiando prodotti come quelli che si trovano qui allo spazio mediterraneo, prodotti sani, prodotti fatti come si deve, prodotti genuini, prodotti di filiera corta. Se poi a questo ci mettiamo un po' di attività fisica, ci mettiamo lo star bene, anche un giusto bicchiere di vino, alla fine camperemo più a lungo. È scientificamente provato. E mangiare poca carne, quella poca, buona, e mangiare pesce, possibilmente pescato. Lei pensa che eventi come questo in Italia possano aiutare l'opinione pubblica in questo discorso che lei sta facendo e quindi aiutarci tutti a stare meglio e forse ad aumentare la nostra cultura in questo senso? Sì, io credo che ce ne voglia di più e soprattutto bisogna sensibilizzare i bambini. Io vedo che qui qualche bambino c'è, perché per esperienza personale, io ho un figlio di 7 anni che prima di andare a scuola mangiava bene, correttamente, non aveva mai bevuto quella bibita scura, gassata, eccetera, e poi me l'hanno sciupata a scuola. Perché a scuola arrivano le merendine, arrivano le bibite gassate, arrivano un sacco di cose. Allora, spazi come questi ce ne vorrebbe tantissimi e bisognerebbe farli visitare dai ragazzi, fare capire ai ragazzi l'importanza del cibo, che non è fare il gioco con tutto rispetto di MasterChef, è capire che cos'è un legume, capire che cos'è una patata, capire che cos'è un prodotto della terra. Questo bisogna insegnare ai ragazzi perché è fondamentale, altrimenti ci pensano le multinazionali a indirizzarli con le loro belle pubblicità verso le merendine, verso i precotti, verso tutti questi cibi che, insomma, io preferirei che i ragazzi mangiassero, vada a caso, un pezzettino di salame, mangiassero il pane buono fatto con le patate della Garfagnana, mangiassero un pezzettino di lardo di Camaiore, insomma, con l'olio giusto, ecco, queste sono, e quindi poi ci vuole più manifestazioni come queste e rivolte anche ai bambini, che poi sono tutti tesori che fanno bene anche all'economia, immagino, no? Certo che fanno bene all'economia, perché queste danno lavoro a piccole aziende familiari che mantengono intatte un territorio, e quindi sono fondamentali, cioè, mentre le altre situazioni danno lavoro a altre persone. Per carità, è tutta una scelta che fa il consumatore, ma ricordatevi che noi abbiamo più potere d'acquisto quando, cioè abbiamo più potere quando facciamo la spesa che quando andiamo a votare. Quindi se facciamo la spesa in un certo modo indirizziamo l'economia in un certo modo, se la facciamo in un altro e la indirizziamo verso altre situazioni. Grazie mille Fabrizio. Adesso voglio aggiungere una cosa, e l'Europa non ci aiuta, bisogna battere i pugni in Europa sui prodotti quelli nostri. È vero, ragione. Grazie Fabrizio. Beh, adesso scambio due parole con Federica Santini, che è una chef che prima ci ha preparato una fantastica zuppa di farro. Lei ha un ristorante in Versilia dove si occupa proprio della preparazione, della promozione di questo tipo di pietanze. Facciamoci raccontare da lei il suo lavoro. Sì, allora noi nel nostro ristorante abbiamo scelto appunto di proporre una cosa diversa, cioè proporre gli alimenti sani, quindi andando anche un pochino alla ricerca dei vecchi cereali, delle vecchie tradizioni, dove sono usciti fuori dei prodotti che nessuno conosceva o conoscevano poco, che non vengono consumati dalla maggior parte delle persone, perché vuoi perché non sono poco conosciuti, vuoi perché hanno un prezzo magari un pochino superiore, però ottimizzando la stagionalità delle verdure con questi
questi buoni prodotti che sono per la maggior parte biologici, come è anche questo farro, anche se non ha il marchio bio, però lo è perché tradizionalmente viene coltivato in un certo modo, quindi senza disturbanti chimici e quant'altro, come il grano saraceno che è stato riscoperto da poco. Poi io provengo da una valle che è la Valle della Garfagnana, dove io dico è la valle incantata anche del senza glutine, da non dimenticare anche questa è una delle intolleranze molto sentite, perché ci sono molte persone che non mangiano glutine, e quindi le castagne della Garfagnana, il farro biologico, il grano saraceno biologico, sono tutti quegli alimenti che noi proponiamo proprio nel nostro ristorante, affiancati anche al pesce povero, che appunto è pesce pescato, pesce di mare fresco, e anche questo ha una sua stagionalità, quindi il nostro menù è vario nel suo genere, però stagionale, quindi ad ogni stagione si propone cose diverse, giustamente perché andiamo dietro alla natura, e questo ci porta a vivere bene, appunto a mangiare qualitativamente alto a costi contenuti, perché territorialmente vicini i nostri prodotti, di stagionalità, quindi sono costi abbastanza contenuti. Questa è stata la nostra scelta. Da quanti anni fai questo lavoro? Allora, io faccio questo lavoro da 20 anni, da 12 anni però mi dedico, diciamo, ho capito che la mia strada era più sul mangiare naturale, quindi è da 12 anni che sto curando e sto studiando, imparando ancora appunto l'area, diciamo, biologica, e faccio anche piatti vegani e vegetariani, appunto per usando sempre questi prodotti biologici, ecco. Quindi il tuo non è solo un lavoro, diciamo, di cucina come chef, ma immagino anche di ricerca precedente. Molto studio, perché appunto ci sono dei prodotti che vanno studiati per come si possono usare ed ottimizzare il suo utilizzo, e quindi lo studio è a 360 gradi e va di pari passo con la cucina. Benissimo, ringrazio Federica, e io vi invito, se potete, a gustare il prima possibile la sua fantastica zuppa di farro. La prima cosa che ho assaggiato qui oggi allo Spazio Mediterraneo è stata questa torta fantastica che mi ha letteralmente folgorato, e voglio provare a farla a casa, quindi raccontami un po' com'è. Allora, parliamo tanto del ripieno, perché questa è una pasta composta, praticamente c'è un esterno di pasta e all'interno c'è questo composto d'erbi, pinoli e uva passa. Allora, parliamo appunto del composto. Allora, il composto sono gli erbi, che sono praticamente le verdure al naturale, cioè tutte quelle verdure che nascono nel campo a primavera, che possono essere gli spinaci, quelli selvatici, sono fantastici. Ora io, il dialetto si chiama luppolo, ma non è altro che l'asparago, quello però che viene spontaneo, quindi è molto lungo e fine, è riconoscibile perché è identico all'altro asparago, però ha un sapore molto intenso. Quindi queste erbe vengono scottate, ma al vapore, non cotte nell'acqua perché perderebbero le sue proprietà, quindi scottate, poi vengono frullate, ci viene messo l'uva passa ammollata prima, quindi viene riaggiunta, ed i pinoli. Fatto questo composto, viene leggermente salato e pepato, poi viene messo nella pastella. La pastella è una pastella che si fa con farina, questa è una farina a pietra, macinata a pietra zero, quindi non è macinata ulteriormente, e ci viene messo il burro in quantità proporzionali e le uova. Questa è la pasta, e il composto, la bontà sta proprio nelle erbe naturali, che lasciate così come sono e scottate giustamente lasciano tutto il suo sapore. Infatti ha un gusto molto molto particolare questo sapore delle erbe aromatiche, se vogliamo, un po' di pepe, l'uvetta, è veramente strepitosa, ragazzi. Come si chiama questa torta? È torta d'erbi. Ah, torta d'erbi, benissimo. Proverò a farla a casa, andrò alla ricerca degli asparagi selvatici e degli spinaci selvatici. Grazie Federica, grazie. Iniziamo adesso proprio con la provincia di Livorno, con la costa degli Etruschi. Abbiamo qua Cristina che ci parla della strada del vino e dell'olio. Raccontaci un po' cosa possiamo vedere e soprattutto degustare in questa bellissima zona. Allora, prima di tutto, la nostra strada è una strada che percorre proprio tutta la provincia di Livorno, da Livorno quindi fino a Piombino, passando anche dall'isola d'Elba, per cui possiamo chiaramente degustare tutti i prodotti che fanno parte di questo territorio, che ha una forma molto stretta ed allungata, quindi molto vicina alla costa. Abbiamo in questo caso vini che
di tutte e quattro le DOC, DOC Terratico di Bibbona, DOC Bolgheri, che è quella più famosa, che conoscono un po' tutti. Si passa poi alla parte più sud con la DOC Val di Cornia e poi DOC Elba. Oltre al vino è possibile degustare anche olio e altri prodotti tipici. Diciamo che c'è un richiamo, oltre all'enogastronomia, anche al turismo e naturalmente alla cultura, perché si tratta di prodotti tipici di un territorio che rispecchiano proprio la vita, se vogliamo, la tradizione di questa parte, di questi popoli. Senti, io ti faccio una domanda un po' specifica. Qual è il vino di questa zona più particolare, magari meno conosciuto, e magari anche quello che a te piace di più? Non posso dire quello che a me piace di più, perché andrei contro, perché abbiamo molti soci che fanno parte della strada e non potrei dirlo. Diciamo che tutti i vini hanno particolarità diverse, passando dal Vermentino per quanto riguarda i vini bianchi fino ai Sangiovese, ma nella nostra zona sono particolarmente prodotti vini da vitigni internazionali, quindi è proprio una delle particolarità. Comunque è l'isola d'Elba e anche l'isola di Capraia, con un aleatico passito molto interessante. Esatto, io quello conosco perché appunto ho frequentato un po' l'isola d'Elba e quindi è davvero da assaggiare. Senti, naturalmente questa strada del vino e dell'olio non tratta soltanto tappe così enogastronomiche di degustazione, ma ripeto, anche di turismo. Certo. Ci sono indicazioni di agriturismi, di bed and breakfast, certo, dove potersi fermare? Certo, fanno parte della strada del vino anche le strutture, molte strutture ricettive, ristoranti, enoteche e anche comunque parchi naturalistici. Troviamo molta storia e non so se è già finito. Bene, ringraziamo Cristina e noi continuiamo con il nostro giro qua allo Spazio Mediterraneo. Ora andiamo a Pisa. Eccoci ancora allo Spazio Mediterraneo, l'incontro di sapori legati alle zone costiere lungo il nostro bellissimo mare. Sono qui con Sabina del Novo Frantoio, che ci parla dell'olio delle colline pisane e di una bellissima iniziativa che è la strada dell'olio, no? E del vino anche. Raccoglie anche l'olio. Che è dedicata al vino, alle cantine che si snodano tra i paesi dell'entroterra pisano. Bellissimo, infatti oro di Toscana, perché in effetti diciamo che l'immagine parla da sola, questo colore meraviglioso e questo prodotto meraviglioso. Io amo tantissimo l'olio extravergine. Diciamo che lo colleziono anche, perché lo raccolgo, mi piace tantissimo, soprattutto nella tipicità, chiaramente nella località tipica, insomma, dove si può trovare. Raccontaci un po' di questa iniziativa. Esatto, allora l'obiettivo della costituzione di questa strada, che è quello di raccogliere punti cospicui di interesse turistico, enogastronomico, perché la strada raccoglie sia produttori, cantine, frantoi o altri produttori, come produttori di tartufo nero, di cinta senese, e avere però un'informazione puntuale sul territorio di cosa si può degustare, dove si può acquistare, chi è aperto tutto l'anno, insomma, informazioni che aiutano il turista a orientarsi rapidamente e sapere che cosa riesce davvero a poter visitare. Quindi l'obiettivo della strada, che poi concretamente è una guida, una mappa che viene poi distribuita molto bella ai turistici, e dei totem che sono posizionati nei principali paesi della Valdera o comunque della zona delle colline pisane. L'IGP delle colline pisane è la denominazione di origine del vino. L'olio invece nelle nostre zone non ha una DOP e viene normalmente utilizzato l'IGP toscano per difendere l'origine. L'olio in particolare è un olio che per caratteristiche organolettiche è molto simile all'olio lucchese, un olio collinare, dolce, delicato.
frantoio che gestiamo esiste ormai da 15 anni, ha avuto poi nel tempo uno sviluppo, spostamenti, perché in realtà prima da allora esisteva in centro al paese, si è spostato, si è rinnovato l'impianto di estrazione. E quello che facciamo ora è difendere la qualità, perché di fondo il problema principale per i produttori d'olio è difendere la qualità. Qual è la quantità di olio che viene prodotta in un frantoio tipo il tuo? Il nostro, che è di una mezza misura, produce, trasforma diversi quintali al giorno, di fondo la trasformazione si è affiancata a pie pari anche alla commercializzazione, perché ormai tantissimi produttori lasciano il prodotto non potendo imbottigliarlo e commercializzarlo così facilmente come era un tempo. Oggi ci sono delle normative molto più strette sia per l'etichettatura che per la confezione dell'olio, quindi i frantoi sono sempre più dei commercianti. La quantità di olio prodotto annualmente va intorno alle 2 tonnellate, acquisito sia in cambio merce che proprio ritirato dai produttori diretti. Benissimo, ringraziamo Sabina, la salutiamo e speriamo di trovarla presto nelle sue bellissime terre. Grazie. Ci troviamo ancora allo stand della provincia di Livorno e qui con me ho Alice Bollani, che è la produttrice di un vino molto speciale che arriva da un'isola piccola, molto speciale e molto bella, dove io spero presto di poter andare in vacanza. Che è questo vino, che è un aleatico passito, ha un bellissimo colore rosso rubino. E adesso Alice ci racconta un po' la storia di questo vino. Questo vino nasce all'interno del Parco Naturale dell'Arcipelago Toscano, siamo l'unica azienda produttrice su Capraia, facciamo 2000 bottiglie all'anno, quindi è proprio una nicchia, una piccolissima nicchia. E il vino è famoso per essere comunque dell'Arcipelago Toscano, perché è una diocesi dell'Isola d'Elba che noi abbiamo spostato sulla nostra isola. Io ad oggi sono la titolare e sto portando avanti un sogno, perché non sono capraiese ma il mio futuro spero che sia lì all'interno. E cerchiamo di uscire un po', perché le isole sono piccole e hanno bisogno di essere conosciute, soprattutto questi vini che sono un po' nuovi sul panorama vinicolo ed enologico, sono un po' nuovi, quindi facciamo molti eventi, tra cui anche questo vino è molto buono perché è un concentrato di sole, di mare, di dolcezza, di profumi, quindi si sente tutta la macchia mediterranea all'interno. Sicuramente sarà uno splendore. Senti, tu mi raccontavi che avete questi 3 ettari, no, nella vostra tenuta, chiamiamola così. Com'è la vita di una produttrice di vino? Com'è la vita in una piccola isola come Capraia? Allora, onestamente non riesco a stare tutto l'anno sull'isola, perché ho una famiglia e quindi alla fine vivo sulla terraferma. L'isola è molto dura, sono 300 persone d'inverno, quindi è un'economia proprio allo stento, diciamola. D'estate vivi di turismo. Bisogna fare i conti con la mancanza di servizi. Noi siamo abituati ad avere tutto comodo, invece lì non c'è nulla, quindi ci si azzerano le necessità e si torna a forse una vita anche più bella e più sana, più semplice. Diciamo che è un po' un'oasi felice, se vogliamo, romantica questa visione della vita. Senti, io qua accanto vedo anche un bellissimo dolce dal colore rosso e questa è la schiaccia briaca fatta con l'aleatico. Quindi nell'impasto, oltre a noccioli, quindi frutta secca e uvetta, viene posto un pochino di aleatico, quindi un pochino di passito. È un vino un po' prezioso, se ne mette una piccola dose, tanto per dare dolcezza. Sì. Briaca per questo. Basta che non mi ubriaco io. Di dolce. Senti, io ti saluto Alice, ti faccio tantissimi auguri, tantissimi in bocca al lupo per la tua attività. Spero di vederti nella tua bellissima isola. Grazie, ora passiamo alla provincia di Grosseto per assaggiare le loro specialità. Ci troviamo allo stand della Maremma e della provincia di Grosseto e qui con me c'è Barbara, che ha un agriturismo, l'agriturismo al melograno, ed è anche chef. Ha passato la giornata a cucinare oggi e ora ci presenta qualche specialità che troviamo qui su questo banco.
Allora, oggi abbiamo presentato per prima cosa il castagnaccio fatto proprio sul momento qui in fiera, ed è fatto una particolarità perché è fatto con la farina macinata a pietra del Monte Amiata, ed è una farina particolarmente saporita e che rilascia proprio l'aroma delle castagne come se fossero appena macinate, ed è molto buono proprio per fare il castagnaccio, ma si possono fare anche tantissime altre preparazioni come i tortelli, come la farina di castagne usata con le crepe e la ricotta. È una specialità proprio della nostra zona. Il castagnaccio è fatto al forno ed è una preparazione semplice, era un piatto povero che si faceva subito nel dopoguerra, poi è stato un po' abbandonato in quel periodo e ripreso poi ora per, diciamo, la rivisitazione delle ricette tradizionali e autentiche poi della Maremma. Si può fare in casa il castagnaccio con la farina di castagne? Molto semplice, è semplicissimo il castagnaccio, si fa con olio, acqua, farina di castagne e poi sopra si mettono i pinoli, l'uvetta e il rosmarino. Naturalmente tutto deve essere di prima qualità perché dà proprio il sapore alla preparazione, ed è molto semplice, basta metterlo in forno una mezz'oretta e si fa. Anche questo pane scuro che vedo, Alex, castagne. Sì, sempre con la stessa farina di castagne. Bellissimo. Poi dopo prepareremo anche un altro piatto in diretta con il Cookie Show, che sono i pisci, che è è un nostro piatto tipico proprio del Grossetano, ed è una pasta fatta acqua e farina a mano, si fanno soltanto a mano, quelli che si trovano in commercio sono trafilati ma non sono esattamente come la ricetta vorrebbe, e si fanno con la bottarga di Orbetello, che è un'altra specialità proprio autoctona del nostro territorio, ed è fatta con il muggine e quindi è una preparazione tipica della Maremma, diciamo lato mare. Beh, abbiamo visto la montagna, ora anche un po'. Certo, e parliamo un po' della birra, che è una bevanda particolare che adesso sta tornando molto in auge, specialmente le birre artigianali, le birre locali, se vogliamo, anche come discorso culturale, perché comunque appartengono sempre a un territorio. Bellissima questa, si chiama Crocus, birra allo zafferano, fantastica, c'è infatti questa bellissima immagine del fiore di zafferano. Raccontaci un po', sai dirci qualcosa allora, di questa, sì, questa birra? Questa è una birra fatta da dei ragazzi giovani, hanno messo su questa azienda, molto, si sono piazzati subito bene nel mercato, è un prodotto molto di nicchia ed è molto particolare perché viene aromatizzata questa allo zafferano, hanno vari tipi di questa birra ed è un'eccellenza, perché insomma la Maremma non era proprio vocazione per la birra, e loro hanno fatto questa nuova esperienza e devo dire che ci ha portato tanta visibilità anche a noi, e quindi è una birra veramente buona da consigliare e da assaggiare. Senti, come chef volevo chiederti cosa preferisci cucinare, le pietanze, diciamo zuppe o pietanze salate, oppure i dolci? Io come chef faccio dall'antipasto a dolce, però come preferenza io preferisco sì i primi, noi facciamo tutta pasta fatta in casa al momento, lavorata a mano come faceva la nonna una volta, e comunque anche i dolci mi piacciono tanto e li faccio sempre volentieri. Sì. Benissimo, allora come rappresentante femminile, sì, diciamo delle eccellenze della Maremma e del Grossetano, salutiamo Barbara e poi andiamo a salutare anche i curatori di questo evento che appartengono alla regione Liguria. Grazie. Buonasera a tutti, si conclude ora il bellissimo evento qui a Milano allo spazio Ernesto Meda, che si chiama Mediterraneo, tutti i sapori del nostro Mediterraneo. Siamo qui per i saluti con il signor Federico Ricci, presidente dell'Enoteca regionale Liguria, e il signor Barrichello, sempre della regione Liguria, che sono stati i curatori di questo bellissimo evento. Raccontateci un po' com'è nata quest'idea e anche perché. Prendiamo spunto da un programma di cooperazione transfrontaliera, cioè uno strumento che la Comunità Europea mette a disposizione dei cosiddetti territori transfrontalieri per integrarsi tra di loro. Il programma è il marittimo ed è anche in funzione di questo che ci siamo ispirati per dedicare al Mediterraneo, allo spazio Mediterraneo appunto, il titolo della nostra manifestazione. 8 territori che comprendono la zona costiera della Toscana, la Sardegna, la provincia di Nuoro, la Corsica e la Liguria ovviamente, si sono messi assieme per fare un progetto comune di valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari e della promozione in materia agroalimentare.
e il progetto si chiama ovviamente Terra Gir 2. Grazie a questo progetto abbiamo voluto tentare una nuova strada di promozione andando in quella che viene definita da tutti il punto centrale del media nazionale. Siamo venuti a Milano per presentare a Milano, ma non solo, a tutti coloro che operano nel settore enogastronomico e che in Milano trovano importante sede propulsiva. Abbiamo voluto presentare i nostri territori e le particolarità dei nostri territori. Qui presenti sono prodotti, capacità, storie, aziende difficilmente individuabili sul mercato, ma molto ricche di qualità, molto ricche di storia, molto ricche di tradizione, che insieme fanno un complesso incredibile di valorizzazione di un territorio che per noi è ovviamente tra i più belli al mondo. Quindi valorizzazione dell'enogastronomia, del turismo, ma anche, se vogliamo, della cultura, perché in realtà dietro a tutto questo c'è anche un discorso di cultura, di persone soprattutto. No? Volevo chiedere al signor Ricci proprio questa cosa: quanto l'enologia, quanto il buon vino può essere un motore per la cultura e per la conoscenza anche dei nostri territori? Ma noi arriviamo dal Vinitaly. Come si sa, Vinitaly è una fiera internazionale molto importante. Arriviamo carichi di entusiasmo perché la Liguria, una regione che è conosciuta non certo per il vino, si sta confrontando e bene con regioni enologicamente più importanti. Perché? Perché la Liguria ha un territorio molto particolare che ha dato vita al mantenimento di vitigni autoctoni, dunque di profumi e sapori molto particolari, ha dato vita a storie che, come dire, hanno anticipato quelle che sono le mode attuali nel mondo dell'enologia, ovvero vini particolari, vini unici, dai sapori particolari legati al territorio, e poi c'è questa, no, moda dell'agricoltura biodinamica, agricoltura naturale. Il vino in collina e nei terrazzamenti delle Cinque Terre, ad esempio, come si fa? E si fa in quel modo lì, non si fa in altro modo. Per cui per noi fare vendemmiare a mano, portare nelle cassette il vino dentro alla cantina, è una cosa che facciamo da decenni. Siamo di moda? Boh, sì, può darsi. Non bisogna, come dire, sedersi, e per cui bisogna andare avanti. Milano è un appuntamento per andare avanti. Volevo chiedere una cosa, perché chi viene in Liguria, io arrivo dal Lago Maggiore, quindi dalla zona, insomma, dell'autostrada per Genova, vede questi terrazzamenti, questa terra, se vogliamo, queste viti strappate proprio alle colline. Ci sono giovani adesso che si avvicinano al mondo del vino, della produzione e poi del commercio, chiaramente? Ci sono giovani tanti e ci sono tante donne, e soprattutto vino da noi vuol dire salvaguardia del territorio, per cui ecco, vino, cultura, salvaguardia del territorio, ambiente, tradizione, storia e futuro. Cioè, qual è il suo vino ligure preferito? Il vino ligure preferito mio? Allora, il vino ligure preferito mio è il vino dell'Etna. Il vino? Dell'Etna. Come posso dire un vino ligure che mi piace? Mi piace il vino dell'Etna, oltre a tutti i vini liguri di tutte le aziende vitivinicole. Beh, allora brindiamo con il vino dell'Etna per la prossima edizione di Mediterraneo, sperando, insomma, di avere sempre più pubblico e sempre più riscontro. Tanti auguri, in bocca al lupo. Grazie.